a che consapevoltà compisse sua missione. La maioria delle persone travisiam l'amare, crediam coincida con il ser amati di mandare. Che seppur tentiamo disciplina inversa ne riusciam travolti, tosto che man mano ci comprender siam sconvolti. E per come ogni mudanza induce turbamento, mutamento in core ci produce sperdimento, da tal punto che per fuor d'alcuni vividi intelletti vi è più in età ben lieve, rimaniam come fanciulli in mondo onirico per sempre allieve. Ecco perché ogni svegliarci a sé frustrati ci dilania, perché non realizzammo quanto ambito eppur virammo amati in balia, che per proprio tale ruolo ci seri del diso, per il che divien necesso ricercare sempre altro sorriso. E chi si costrinse a disciplina visse grigio e si perì pur nero, perché s'abdicò emozione quotidiana e tiplose in vero, tanto che d'un certo punto si fu dito il sommo botto che produsse ogni disfatta e ci intenne di per sempre in sotto. Quanta pena dunque per coquei che pur in raro giorno lottano se stessi, quei che s'aggrovigliano in se mesmi e vivono in battaglia i sessi, tutti quelli che in varia tutela infliggonsi ogni somma frustrazione, mentre ci sarebbe ormai ben uso coltivare giornalmente ogni passione. E che pena anche il costume di dover ser moderati, la spontaneità deviene meno e se fini strateghi ben mirati. Sì che amore non è più lo frutto dell'incedere natura in sensazioni, bensì ponderata e scelta, da comenzo a epilogo, di ragionate azioni. Isto è perché ci si costringe ognuno al magro patimento, che l'amar più genuino cede il passo a pensamento, e come ogni cosa che produsse assai pensata travagliata, c'è ad indurre l'illorarci alto dell'ogni più irta inchiata. Di così spendemmo l'esistenza data dei privati e tinassai concitazione, finché non imbalser tempi a che consapevoltà compisse sua missione.